Buonasera a tutti, sono Antonio Di Girardi, da molti anni sono impegnato nello studio e nell'attività di volontariato con la Società Teosofica Italiana e questa è la prima di tre serate in cui affronteremo insieme il tema di un'introduzione alla teosofia. Allora, innanzitutto chiariamo il significato del tema e della parola stessa. E prima di tutto, teosofia significa sapienza divina. Questo termine non è un termine, diciamo, contemporaneo o moderno, è un termine in qualche modo antico e l'ipotesi di lavoro, naturalmente, di tutti coloro che si interessano alla teosofia è prima di tutto di rintracciarne le tracce lungo tutto il corso della storia dell'umanità o almeno di quella che noi conosciamo. La Società Teosofica, che è il soggetto, l'organizzazione a cui viene oggi associato più spesso il nome di Teosofia, è un'associazione internazionale fondata nel 1875 a New York da due persone principalmente. Una persona era Elena Petrovna Blavatsky, che era russa, diciamo, di nascita, è nata a Dnepropetrovsk, attualmente questa città in Ucraina, ma comunque faceva parte dell'impero zarista. E l'altra persona è il colonnello Henry Steele Olcott, che era invece un americano. Vorrei parlarvi, prima di tutto, dei tre scopi della Società Teosofica per collegarli subito a qualcosa che ha a che fare con la teosofia, perché di fatto i tre scopi della Società Teosofica riflettono il significato profondo della teosofia. Qual è il primo scopo? Il primo scopo è quello della fratellanza universale senza distinzioni di sesso, razza, credo, casta o colore. E qual è il significato che sta al di là del fatto di promuovere, diciamo, una sperimentazione? Perché di fatto la società teosofica è una sperimentazione sul piano della fratellanza universale senza distinzioni. Ma qual è il significato profondo di credere in una fratellanza universale fra tutti gli uomini? Il concetto che possiamo correlare direttamente a quello di fratellanza è il concetto di unità della vita, perché la teosofia in qualche modo rappresenta quel sistema di pensiero che ha accompagnato l'umanità in una logica profondamente unitaria, che era quella di vedere la vita come una unità in tutte le sue parti, in tutte le sue manifestazioni. Chiaramente la conseguenza anche sul piano concettuale è molto importante e molto forte, perché il concetto di unità della vita ci porta ad una concezione del mondo che vede la presenza di un'intelligenza che è non solo trascendente, ma che è immanente a tutte le cose. Quindi, di fatto, questo concetto di unità della vita ci porta oltre alle visioni dualistiche che separano meccanicamente, diciamo, la realtà in due parti, come se lo spirito, come dire, e la materia fossero due entità separate. Dal punto di vista teosofico, lo spirito e la materia sono insieme e quindi la materia stessa ad ogni livello della sua aggregazione manifesta l'unità della vita e quindi la sua natura di intelligenza e quindi anche la sua natura di spiritualità. Questo ha delle conseguenze rilevanti perché naturalmente questo porta a far sì che ci debba essere un profondo rispetto, non soltanto diciamo tra gli esseri umani, ma anche un profondo rispetto fra gli esseri umani e tutti gli altri regni della natura. E se vogliamo adottare un sistema, diciamo, conosciuto a tutti noi di classificazione, allora significa che gli animali sono davvero dei fratelli, anche loro,
e che vanno ovviamente rispettati, e questo porta ad tutta una serie di conseguenze. Voi sapete, la società teosofica è sempre stata una grande promotrice, per esempio, del vegetarismo, e contro la vivisezione e contro comunque lo sterminio e l'utilizzo a scopi non consoni degli animali stessi. Ma naturalmente non ci si ferma qua. Oltre al regno animale c'è anche il regno vegetale, con la sua profonda intelligenza. Adesso c'è una grande riscoperta poi di questo regno vegetale, e naturalmente anch'esso fa parte di questa unità che è la vita stessa, senza trascurare il regno minerale e senza trascurare naturalmente tutte le altre manifestazioni della vita, sia nell'infinitamente piccolo sia nell'infinitamente grande, quindi anche ovviamente con un rilievo a quelli che sono gli aspetti spirituali. Dal punto di vista teosofico, l'universo intero o i molti universi che fanno parte di un'unità, in qualche modo, hanno tutti, come dire, una correlazione in ogni loro parte, e questo sistema sensibile ovviamente mette l'essere umano nelle condizioni di una forte responsabilità di tipo etico, perché se tutto il nostro atteggiamento concreto, se il nostro sistema di pensiero, se le nostre emozioni hanno una relazione con l'insieme, con il tutto, è chiaro che noi abbiamo anche una responsabilità rispetto a tutto questo, e grazie a questa responsabilità naturalmente possiamo molto fare anche sul piano individuale, per il benessere di tutti gli esseri e per il benessere dell'umanità intera. Questo è un primo aspetto, che ha anche un'ulteriore rilevanza per quanto riguarda appunto il superamento di quelle che possono essere delle visioni dualistiche della vita e separative. Il secondo scopo della società teosofica è uno scopo che possiamo declinare così: lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze. Questo scopo anche qui sottende, allora, da un lato un aspetto che è legato al concetto di unità della vita, perché il sistema di conoscenza dell'essere umano non viene visto a compartimenti strani, ma viene visto come un'unità. E da qui naturalmente discende il fatto di un approccio olistico, di un approccio sistemico, in cui naturalmente tutte le parti sono in risonanza fra di loro, e quindi noi concettualmente possiamo separare il pensiero di tipo religioso da quello filosofico, da quello scientifico, ma in realtà tutto questo è profondamente unito, e quindi l'essere umano dovrebbe, come dire, impegnare le proprie energie di ricerca spirituale adottando un metodo che possiamo definire comparativo. E questo metodo comparativo ci porta a vedere, al di là delle apparenze, al di là dei diversi settori, la profonda unità della conoscenza. Questo è molto rilevante perché, se pensiamo per esempio alle diverse religioni, noi vediamo che, al di là dei segni esteriori, al di là delle apparenti divisioni, che naturalmente, se le poniamo poi dal punto di vista storico, hanno anche dato vita a tanti disastri, ma se noi appunto approfondissimo la base della conoscenza dei diversi pensieri religiosi, potremmo trovare molte correlazioni, molte unità, e potremmo veramente poter dire che, al di là delle apparenze, potremmo arrivare a riconoscere una serie di leggi universali in cui tutti gli uomini potrebbero naturalmente ritrovarsi e riconoscersi tra di loro. Il terzo scopo è quello dello studio delle facoltà latenti nell'uomo. E qui è bene subito chiarire un aspetto, per poi vedere di approfondire anche questo punto. E chiarire un aspetto significa fare riferimento al fatto che queste facoltà latenti nell'essere umano
dal punto di vista teosofico, sono le facoltà spirituali. Voi sapete che gli esseri umani, naturalmente inseguendo la soddisfazione del proprio piccolo io, molte volte considerano i poteri o le facoltà latenti come un qualche cosa che dia potere, nei confronti degli altri e che magari possa anche diventare, come dire, una fonte di reddito. Ecco, dal punto di vista teosofico, le facoltà latenti nell'essere umano sono le facoltà spirituali. Quindi si riconosce nell'essere umano una straordinaria potenzialità, evolutiva e naturalmente si riconosce nell'essere umano la possibilità di ascendere a piani di consapevolezza e di coscienza che non sono quelli ordinari, basati, diciamo, sui sensi grossolani che ben sono noti e ben conosciamo, ma che possono portare l'essere umano ad un livello di conoscenza e di intuizione che faccia vedere, per così dire, la realtà per quello che è e che certamente questa realtà non è quella che noi percepiamo con i nostri sensi. Dunque, unità della vita, dunque, fratellanza universale, dunque estrema fiducia nelle possibilità evolutive dell'essere umano. In ambito teosofico ci sono due leggi molto importanti che vengono spesso citate e che meritano di essere studiate. Una di queste leggi è la legge di evoluzione e l'altra legge è la legge del karma. Partirei da quest'ultima, che è direttamente correlata al concetto di vita una. Quindi, se questo è un universo in cui tutte le sue parti sono in comunicazione fra di loro, come Madame Blavatsky ci ha ben insegnato nei suoi scritti ed in particolare nella dottrina segreta, ebbene, se questo universo è in comunicazione in tutte le sue parti, va da sé che c'è questa continua correlazione produce un cambiamento continuo che è frutto della qualità e della quantità di tutte le cose che si fanno, di quello che ciascun essere umano e non solo gli esseri umani fanno, dicono, pensano, omettono e così via. Chiaramente la legge del karma viene vista molte volte come una legge punitiva, si dice ha un cattivo karma, come fosse, come dire, una cosa meccanica, ma dobbiamo naturalmente tenere presente almeno due elementi che per la teosofia sono molto importanti. Il primo elemento ha a che fare con il fatto che questo universo che è in continua correlazione, che è in continuo movimento, ha un'azione, per così dire, ha una sorta di respiro, così come l'essere umano nel micro, come dire, vive perché ha un respiro, un'inspirazione ed una espirazione, così anche l'universo ha dei momenti espansivi e creativi e ha dei momenti invece, come dire, che sono, per così dire, distruttivi, proprio perché tutto questo serve a creare le nuove forme. Il karma da questo punto di vista è l'elemento fondamentale ed è chiaro però che se noi consideriamo il nostro momento presente, ci rendiamo conto perfettamente che se questo universo è un sistema che risuona e che è in comunicazione in tutte le sue parti, il nostro comportamento, la nostra azione, anche dal punto di vista etico, come dicevo poc'anzi, ha una forte incidenza e quindi l'essere umano è chiamato a questo concetto di responsabilità e a questo concetto di un'azione che debba essere e possa essere a beneficio di tutti gli esseri. Vorrei però soffermarmi a questo punto su tre elementi. Questi elementi sono quelli che potremmo definire gli impedimenti che l'essere umano ha nella sua capacità che c'è di poter vedere, per così dire, le cose come sono, di poter vedere le cose al di là delle apparenze. E questi tre elementi su cui vorrei brevemente soffermarmi sono l'ignoranza, la paura e l'egoismo. Partirei dall'ignoranza. I saggi hanno spesso ripetuto
che uno dei problemi dell'essere umano è quello di ignorare di ignorare. Cioè, molto spesso ciascun essere umano, forte delle sue convinzioni, è piuttosto uno che afferma, è piuttosto uno che separa, e naturalmente non sempre l'essere umano ha l'umiltà di osservare le cose come sono, di osservare le cose senza giudicarle, di osservare le cose consapevole naturalmente che la sua ignoranza non gli consente di avere tutti gli elementi a disposizione per poter arrivare, come dire, a delle conclusioni rispetto a quello che vede, a quello che ascolta, a quello che percepisce. Cioè sostanzialmente l'essere umano usa sempre di più, direi negli ultimi secoli, la parte sinistra del cervello, cioè una parte digitale, capace assolutamente con grande forza di accumulare informazioni secondo un concetto da 0-1 e quindi un concetto meccanico, molte informazioni, molti giudizi, molti elementi separativi. Ma l'essere umano naturalmente non è solo questo. E le neuroscienze ce lo insegnano perfettamente perché accanto alla parte digitale, diciamo, l'essere umano ha anche un lato destro del cervello che è invece di tipo analogico. E naturalmente, siccome noi siamo figli delle parole, e se pensiamo che oggi, come dire, questa parola digitale è il non plus ultra, mentre l'aspetto dell'analogia sembra per certi versi superata, ebbene no, da questo punto di vista l'aspetto analogico della parte destra del cervello, molto creativo, è una cosa che noi dobbiamo mettere al centro della nostra attenzione. Sappiamo che sul lato sinistro del cervello abbiamo molti più neuroni che sul lato destro, ma sappiamo anche che la capacità di generare sinapsi del lato destro del cervello è molto forte, molto pronunciata. Dunque, in fondo, questa visione dell'ignoranza dell'essere umano si basa su cristallizzazioni di informazioni, di notizie, di conoscenze e naturalmente l'essere umano proietta poi quello che lui crede essere il suo sapere nella realtà e trova ovviamente conferma, perché la teosofia, la ricca letteratura teosofica, penso al volume Le forme e pensiero di Annie Besant e di Charles Webster Leadbeater, ci ha insegnato che naturalmente la nostra capacità di richiamo con le nostre forme e pensiero è in grado di trovare molte conferme nella realtà, ma non è detto naturalmente che questa sia veramente la realtà, perché possiamo fare degli esempi molto semplice, anche quando gli esseri umani credevano che non fosse la Terra a girare attorno al Sole, ma fosse il contrario, riuscivano naturalmente a navigare piuttosto bene, a avere dei punti di riferimento. Quindi non significa che le errate conoscenze non permettano poi il vivere pratico. Qui stiamo però dicendo che è molto importante che l'essere umano attraverso una osservazione attenta, un'osservazione neutrale, un'osservazione non discriminatoria, attraverso questa osservazione prenda coscienza del suo stato di ignoranza e assuma quella posizione filosofica di umiltà nei confronti del cosmo, nei confronti degli altri e anche nei confronti di se stesso. E con questa posizione di umiltà possa essere un autentico ricercatore che non cerca conferme fuori di sé di quello che sente dentro di sé, ma che sia veramente sempre nelle condizioni di mettere in discussione quelle che sono le sue conoscenze, pronto, come dire, ad aprirsi ad altre dimensioni dell'essere, del vivere e del sentire che potessero essere determinate da questa autenticità della sua ricerca. Quindi avidia, come dicono gli orientali, l'ignoranza è un elemento che ci tiene
molto lontano dalla realtà. È un elemento che ci tiene lontano dalla realtà e che si collega strettamente anche con la dimensione della paura. Quindi noi dovremmo anche questa sera, pur molto, molto, molto brevemente, soffermarci anche su questo elemento che è la paura. L'essere umano, naturalmente, ciascuno di noi, come dire, è preda anche della dimensione, della paura. Però, con voi questa sera vorrei mettere in luce un aspetto che ha a che fare con il tempo. E dovremmo chiederci tutti insieme se la paura è uno stato del presente oppure se la paura è un qualche cosa che è nel presente come frutto delle esperienze del passato o ancora se questa paura è una proiezione, come dire, di quelle che sono i timori di un futuro non all'altezza di quello che noi sentiamo, che noi vogliamo, che noi desideriamo. Dunque, dovremmo chiederci, ma proprio con un'indagine, quindi una domanda personale che ciascuno di noi dovrebbe farsi, dovremmo chiederci se queste paure sono nel momento presente oppure se queste paure sono frutto del passato o sono una proiezione nel futuro. Questo naturalmente è molto importante. Quando noi viviamo le esperienze, sicuramente siamo condizionati dalle esperienze poi nel nastro del tempo e queste registrazioni possono essere per tutti noi degli impedimenti, naturalmente, non, nei confronti non soltanto della felicità, ma nei confronti anche di una visione oggettiva, obiettiva della realtà stessa. Se qualcuno di voi ha vissuto dei momenti drammatici nella sua vita, parlo di momenti drammatici diretti che lo coinvolgevano, in un incidente stradale, in un problema acuto di salute, eccetera, si sarà accorto di una cosa, che, come dire, la dimensione della paura non era presente nel momento in cui si vivevano le cose, ma subentrava sempre dopo e magari permaneva come ricordo delle cose stesse. Sembrerebbe dunque che il problema della paura è che la paura ci porta lontani dal momento presente e in questo momento presente, nel momento presente, se siamo completamente con tutto noi stessi, nelle cose che stiamo vivendo, questa emozione violenta che è la paura è una cosa che a queste condizioni non esisterebbe. Dunque, la avidia, l'ignoranza può generare l'umiltà al positivo. La paura può generare uno stato di concentrazione nel presente che ci porti lontano da quelli che sono le registrazioni e i condizionamenti della nostra mente concreta. Dal punto di vista teosofico, c'è una grande attenzione a quelli che vengono, come dire, a quelli che vengono definiti come i diversi corpi, tra virgolette, dell'essere umano e le diverse realtà che l'essere umano si trova a vivere. C'è un celebre schema che viene proposto da Elena Petrovna Blavatsky nel libro La chiave della teosofia, in cui questa realtà dell'essere umano viene divisa in sette parti e poi nella letteratura teosofica queste sette parti vengono suddivise ciascuna in altre sette parti, ma ci limiteremo, diciamo, alle sette parti principali. Non c'è dubbio anche qui che vorrei che noi questa sera accompagnassimo questa analisi con un atto contemporaneo di introspezione, cioè cercando di capire ciascuno di noi se
se ci riconosciamo nelle cose naturalmente che vengono dette. E senza ombra di dubbio noi abbiamo una realtà fisica, siamo anche un corpo fisico ed è da qui che naturalmente dobbiamo partire, non possiamo che partire dalla nostra realtà, partiamo pure dalla realtà che noi percepiamo con i nostri sensi e di cui abbiamo una prima, diciamo, consapevolezza. Questo poi ci porterà molto chiaramente a riflettere sul terzo aspetto di cui dicevo, dopo l'ignoranza e dopo la paura, ma naturalmente potremmo parlare, analizzando come stiamo facendo, la realtà dei corpi dell'essere umano, anche la dimensione del piccolo io e quindi la dimensione dell'egoismo. L'essere umano ha un principio vitale, è indubbio che è animato da un forte principio vitale e quindi l'essere umano ha a che fare anche con una realtà eterica e l'essere umano ha anche a che fare con quella che normalmente viene definita come anche una realtà astrale. E qui naturalmente dobbiamo parlare anche delle nostre emozioni. Sostanzialmente noi abbiamo un corpo emozionale. E quando Anna Tamburini Torre mi ha invitato al suo salotto, parlai quella sera di un testo, Emozioni distruttive, il titolo, pubblicato da Mondadori. In cui in questo testo sono riportati gli esperimenti che sono stati fatti da alcuni neuroscienziati in California, insieme con il Dalai Lama, insieme anche con altri monaci buddisti, per studiare accuratamente il funzionamento del cervello e la percezione della mente in relazione agli stati, di meditazione. Naturalmente una sperimentazione estremamente interessante, una sperimentazione che prosegue, diciamo, in tutto il mondo, anche la Normale di Pisa è coinvolta, anzi, scusate, la Sant'Anna di Pisa è coinvolta in studi molto approfonditi, voglio dire, a riguardo, e naturalmente questi studi che cosa ci mostrano? Ci mostrano che c'è una diretta correlazione tra, per esempio, lo stato di meditazione e il funzionamento del cervello, dunque l'essere umano è, se vogliamo, un unicum, ma sappiamo che le emozioni hanno un fortissimo impatto nell'essere umano e che le emozioni hanno molto a che fare con alcune funzioni, per esempio con quello della memoria. Può darsi che alcuni libri che abbiamo studiato alla scuola superiore oppure all'università ce li siamo dimenticati. Ma difficilmente ci dimenticheremmo una parola positiva, uno strong positivo che abbiamo ricevuto da un nostro insegnante, oppure al contrario, naturalmente, certamente non dimenticheremo qualche strigliata che abbiamo preso nel nostro percorso scolastico. Questo vale anche per la vita familiare, vale anche per la vita relazionale. Quindi noi abbiamo anche questa dimensione che è una dimensione emotiva e naturalmente le emozioni, se sono negative, ci condizionano pesantemente. Se invece le emozioni sono positive, queste emozioni stesse ci possono aiutare nella nostra vita. Ma l'essere umano ha anche quella che definiamo mente e qui ovviamente questa mente in senso lato, indagando in modo neutrale sulla mente, ci accorgiamo che la mente ha tutta una serie di aspetti estremamente concreti, quindi è una mente capace di misurare, è una mente capace di pesare, è una mente concreta che ci permette di fare molte cose ed è sicuramente tutte queste registrazioni della mente che danno vita a delle mappature. Dal punto di vista pratico, tutto questo è estremamente importante perché ci consente naturalmente di vivere. Ma dovremmo domandarci, la mente, lo stato della mente è soltanto questo oppure noi come esseri umani siamo capaci di concettualità? E non solo siamo capaci di concettualità, ma
Voglio dire, siamo capaci come esseri umani di relazionarci con il mondo degli archetipi? La risposta potrebbe essere positiva. Tutti noi siamo capaci, diciamo, di pensiero astratto e tutti noi naturalmente siamo anche capaci, osservando attentamente la realtà, di metterci in relazione con quello che è il mondo degli archetipi. Quando noi vediamo un'immagine della madre del mondo, di questa o di quella tradizione, anche religiosa, dovremmo chiederci, abbiamo la possibilità attraverso quell'immagine di metterci in relazione con l'aspetto concettuale, con l'aspetto archetipale? Mi verrebbe da rispondere di sì, solo che noi lo vogliamo. Certo, possiamo fermarci soltanto sull'apparenza esterna della madre del mondo e potremo limitarci a chiedergli qualche cosa, ma potremmo anche essere capaci di capire, di comprendere e di indagare soprattutto a fondo qual è il significato della madre del mondo e magari anche ad arrivare, diciamo, a non soltanto a chiedere qualche cosa alla madre del mondo, ma a cercare di sintonizzarci con la salvezza e con la forza del simbolo della madre del mondo. È un esempio, ma questo per dire che la mente ha aspetti concreti, ma la mente ha anche aspetti astratti. E poi c'è un ulteriore aspetto che ha a che fare con l'intuizione, cioè l'essere umano è capace di intuizione. L'intuizione per certi versi non può essere definita, è l'insight di cui parlava Krishnamurti, è qualcosa che affiora la nostra coscienza attraverso dei canali non meccanici e che comunque è capace di dirci le cose molto più profondamente, magari di quello che potrebbe dirlo la nostra mente concreta. E quindi dobbiamo avere la massima attenzione anche, naturalmente, nei confronti di questa dimensione che è la dimensione dell'intuizione. E quando parliamo di egoismo, significa sostanzialmente che noi ci identifichiamo con il nostro piccolo io. Cos'è il nostro piccolo io? Ce lo possiamo rappresentare come il nostro curriculum. Noi naturalmente possiamo descrivere noi stessi attraverso tutte le esperienze che abbiamo fatto, tutte le capacità che abbiamo, tutte le competenze che abbiamo, tutti i titoli che abbiamo e così via. E costruiamo un magnifico curriculum. Ma a quel punto, sempre con l'onestà intellettuale che dovrebbe caratterizzare il ricercatore spirituale, potremmo dirci: noi siamo il nostro curriculum? Oppure noi esseri umani siamo qualcosa di diverso dal nostro curriculum? E facendo questo ci accorgeremmo anche di una cosa, come molto spesso le relazioni interpersonali, le relazioni tra gli esseri umani, in sostanza avvengono sul piano del curriculum, quindi sul piano dello scambio di informazioni che generano delle associazioni mentali. Quindi non abbiamo una vera attenzione in realtà al piano dell'essere, ma abbiamo veramente molta più attenzione al piano dell'avere, al piano dell'accumulazione. Allora, mettendo insieme, mettendo in fila queste tre cose, l'ignoranza dell'essere umano, la paura dell'essere umano e la sua identificazione, diciamo, con il piccolo io, abbiamo una maggior conoscenza di quelli che potremmo definire tre fra gli elementi ostativi al nostro stato di consapevolezza. Perché ovviamente se in luogo della nostra ignoranza ci fosse la nostra umiltà, se in luogo della nostra paura, che è figlia del passato e si proietta nel futuro, ci fosse la concentrazione nel momento presente, e se la nostra identificazione non avvenisse sul piano dell'accumulazione, sul piano dell'avere, ma fosse invece piuttosto sul piano dell'essere, ovviamente noi vediamo che le potenzialità dell'essere umano sarebbero decisamente maggiori e più importanti.
uno scienziato italiano, Federico Faggin, l'inventore del microchip e anche del touchscreen per la verità, negli ultimi anni si è molto dedicato agli studi sulla consapevolezza. E una sua affermazione mi è molto piaciuta e la voglio condividere con voi. La consapevolezza, dice Fagin, è qualcosa di diverso dall'informazione. Dunque, anche dal punto di vista spirituale, siamo qui a parlare, diciamo, di quelli che possono essere i primi elementi, diciamo, della teosofia. Allora, quello che emerge è che la nostra conoscenza non può essere una fascia di informazioni, perché la consapevolezza è qualcosa di diverso da un insieme di informazioni, perché la consapevolezza è qualcosa che ci cambia, la consapevolezza è qualcosa che cambia i nostri rapporti con gli altri, la consapevolezza è qualcosa che ci può restituire ad una dimensione più vera, più autentica della vita. Volevo leggervi tre frasi. La prima è tratta da una delle lettere dei Mahatma, Asineti Mahatma, sono stati sostanzialmente gli ispiratori della società teosofica, e queste lettere che loro scrissero a questo giornalista inglese che si chiamava Sinnet raccolgono molti elementi molto interessanti anche sui primi anni, diciamo, di vita della società teosofica, ma soprattutto ce ne sono alcune che sono piuttosto sul piano filosofico. In una di queste, la lettera numero 10, troviamo questa affermazione: quando noi parliamo della vita una, diciamo anche che essa penetra in ogni atomo della materia, anzi che ne è l'essenza, e che quindi ha non solo relazione con la materia, ma anche tutte le sue proprietà. Perciò non c'è differenza tra l'aspetto dello spirito e l'aspetto della materia. Quindi lo spirito è nella materia e nello spirito, come dire, il simbolo del Tao ce lo rappresenta perfettamente, c'è comunque un principio di materia, perché la vita è una e non c'è una separazione deontologica, diciamo, esistente in sé per sé fra questi due aspetti. È la dinamica della vita che ci dà la percezione delle aggregazioni di diverso tipo fra lo spirito e la materia, ma le due cose vanno insieme e sono veramente un'unità. Un'altra riflessione invece che voglio proporvi riguarda un'affermazione di Jiddu Krishnamurti. Voi sapete, Jiddu Krishnamurti è questo grande filosofo indiano che è stato educato, che è cresciuto, diciamo, per una buona parte della sua vita nell'ambito della società teosofica, che poi lui ha lasciato per continuare, diciamo, più liberamente il suo percorso e per portare avanti naturalmente il suo sentire, il suo dire, ma che comunque con la società teosofica ha mantenuto rapporti molto stretti fino alla fine, diciamo, della sua vita. E anzi, appunto, Krishnamurti ha scritto poche cose e, diciamo, il suo è un messaggio soprattutto orale. Ci si trovano tantissimi libri, naturalmente attribuiti, diciamo, a Jiddu Krishnamurti, ed è giusto che siano attribuiti a Jiddu Krishnamurti. Ma nella gran parte dei casi in realtà sono trascrizioni di quelle che erano delle sue conferenze. Lui ha scritto poche cose, ma molto intense. Per la verità, ricordo le sue poesie giovanili, ricordo il librettino Ai piedi del maestro, scritto con lo pseudonimo di Alcione quando era, diciamo, ancora un adolescente. E ricordo soprattutto Taccuino e Diario, questi due preziosissimi libri che lui ha scritto. Questa affermazione di Krishnamurti ci permette di riflettere questa sera un po' sul tempo.
Dice Krishnamurti, solo una mente che sia capace di adeguarsi al presente in continuazione, attimo per attimo, può essere all'altezza delle potenti influenze e pressioni a cui siamo costantemente sottoposti dall'ambiente che ci circonda. Credo che questa frase sia estremamente interessante, perché da un lato ci dice solo una mente che sia capace di adeguarsi al presente in continuazione attimo per attimo. Quindi se il nostro livello di consapevolezza e di concentrazione è nel presente, è nell'attimo, questa è anche la condizione che ci permette di non essere travolti dalle pressioni che continuamente subiamo. Insomma, lo sappiamo benissimo tutti quanti attraverso le nostre esperienze quotidiane. Penso all'utilizzo che ciascuno di noi ha dello smartphone. Molte volte apriamo lo smartphone in cerca di un'informazione, poi ovviamente apriamo il social o la posta elettronica o qualche diavoleria che c'è qua e siamo attratti ovviamente dall'informazione. Voi sapete che le neuroscienze ci insegnano che la capacità di concentrazione, ecco, questo è un tema molto importante dal punto di vista teosofico, ma è un aspetto importante per tutti i ricercatori spirituali. Cioè l'essere umano sta comprimendo in modo pericolosissimo la sua capacità di concentrazione, che ormai, come dire, dura sempre meno e ormai è ridotta a una manciata, diciamo, a due mani, di secondi. E voi capite che questo ci porta ad essere preda di ogni bombardamento emotivo e vibrazionale che arriva da fuori. Quindi il ricercatore spirituale, quando si dice è molto importante guardare la realtà con occhi, come dire, neutrali e con grande concentrazione, questa è la condizione che ci permette di non essere tirati per la giacca sul piano emotivo o sul piano del mentale inferiore, costringendoci continuamente a fare scelte, costringendoci continuamente a dire sì o no, costringendoci continuamente ad essere di parte, ad essere divisi fra le nostre parti. Qui invece l'ipotesi, come dire, che la teosofia ci propone è quella di un'osservazione che è un'osservazione neutrale, che è un'osservazione ricca di concentrazione, quindi un'osservazione capace di non essere trascinata sul piano emotivo e sul piano della mente concreta da qualche parte dal primo bombardamento vibrazionale o emotivo che naturalmente riceviamo. I pubblicitari conoscono benissimo, diciamo, questi meccanismi e naturalmente ci giocano pesantemente a noi, esseri umani, come dire, la possibilità e la capacità di non essere delle prede passive, diciamo, della caccia alla vendita degli altri, perché poi alla fine tutto questo, lo sappiamo molto bene, induce sempre a prendere parte a qualcosa e quindi sostanzialmente ad acquistare qualcosa che non è detto che siano solo beni materiali, potrebbero essere anche beni spirituali. E la terza citazione è invece tratta da uno scritto di un teosofo italiano, il professor Bernardino Del Bocca, che è il fondatore del Villaggio Verde di Cavallirio, quindi un uomo, come dire, che è stato un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, avendo vissuto in parte in Oriente, in parte in Occidente, ma anche un praticante dell'utopia, intesa non come la terra che non c'è, ma come la buona terra, come la terra, come dire, che si può costruire tra gli esseri umani, e di qui il suo sogno di questo posto, in provincia di Novara, Cavallirio appunto, in posto dove le persone vivessero per essere, diciamo, e non per avere. E scriveva appunto Del Bocca: dovete ricordare che la vita, sono anche frasi piuttosto attuali, mi verrebbe da dire, e quindi le leggo con molto piacere. Dovete ricordare
che la vita offre l'opportunità per differenziare in voi il vostro io inferiore dall'io superiore. Perciò non accettate le bugie, gli inganni, le illusioni, le negatività, i mali e tutte le cose che stanno andando in rovina. Imparate invece a vedere ciò che è buono e bello. Tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Questo è un atto profondamente teosofico e anche, se mi consentite, profondamente rivoluzionario. È molto facile distruggere, è molto facile vedere che cosa non va, è molto facile dare la colpa agli altri di tutte le cose. E Del Boca invece ci invita ad un atto rivoluzionario, cioè vedere nella realtà il buono, vedere nella realtà il bello e vedere nella realtà tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Dovete cercare, prosegue, nel vostro vivere unico e prezioso. Ecco, questo concetto di unico e prezioso, questo è profondamente teosofico. Ogni istante, ogni momento della nostra vita, indipendentemente dalle esperienze che abbiamo fatto, indipendentemente da tutto, è un momento unico e prezioso e basta a se stesso. È il miracolo della vita ed è un miracolo naturalmente da condividere con noi stessi, ma da condividere, come dire, anche con gli altri, cioè riconoscere negli altri gli esseri portatori di bello e di buono tanto quanto siamo noi. Quindi gli altri come ambasciatori di un piano di coscienza e naturalmente, consentitemi la battuta, i rapporti fra ambasciatori non possono che essere molto, ma molto diplomatici e poco basati, voglio dire, sul giudizio negativo. Comunque, prosegue Del Boca, dovete cercare nel vostro vivere unico e prezioso di non resistere al male. Questa è un'affermazione molto forte. Non dovete vedere il male, non lo dovete prendere in considerazione e cercare con tutti i mezzi la via del cuore. Nessuno vi può aiutare in questa scelta. Qui, anche qui, è un passaggio molto importante, e cioè ci sono momenti nella vita in cui ciascuno di noi è solo di fronte alle proprie scelte e questa è una scelta che dobbiamo fare noi. Abbiate fiducia nel bene e con fiducia e perseveranza tendete la vostra mano e i vostri occhi verso il cielo. Quindi un essere umano non solo capace di guardare, diciamo, a terra, ma un essere umano capace di guardare verso il cielo, nella consapevolezza di essere una sorta di arco, diciamo, tra le parti più grossolane e le parti eteriche e le parti spirituali e noi in mezzo, con una possibilità naturalmente che non è da delirio di onnipotenza, ma che è da presa di coscienza umile della vita, che è una vita che è unica e che è una vita che ci può arricchire e che ci può dare molte, molte, molte cose. Ancora Krishnamurti, anche questa è una frase che voglio condividere con voi, diceva: la verità è sempre nuova. E anche questo è un passaggio stupendo. Abbiamo l'abitudine di vedere le cose, cioè siamo meccanici nelle reazioni, usciamo di casa, percorriamo sempre la stessa strada, quasi sempre la stessa strada, per andare al lavoro, per andare da qualche parte, siamo, come dire, meccanici in tutte le nostre scelte, anche nel vedere l'altro, cioè vedere nostra moglie, i nostri figli, i nostri amici, vederli con occhi nuovi, cioè avere attenzione verso di loro, non reagire sul piano meccanico della memoria di quello che è stato fino a quel momento. E Krishnamurti ci dice che la verità è sempre nuova. E vedere lo stesso sorriso e vederlo per la prima volta. E vedere la stessa persona e vederla per la prima volta. E vedere i rami di una palma mossi dal vento come qualcosa che non abbiamo mai visto. E incontrare la vita nuova in ogni istante. E
La teosofia non è una religione, la teosofia non è un insieme settario di conoscenze, non ci sono, come dire, tavole della legge, ci sono migliaia e migliaia di pagine di letteratura teosofica con tanta conoscenza, naturalmente, sulla base del fatto che la realtà non è quella che vediamo. C'è una realtà, o meglio, mi verrebbe da dire, ci sono infinite realtà dietro la realtà che percepiamo, e dunque ci sono immensi campi di indagine. Ma la teosofia è anche questo dialogo, quindi non un insieme, diciamo, di tavole della legge da imparare a memoria e da poi scimmiottare nel raccontarle o nell'imporle agli altri, quanto piuttosto, come dire, una sorta di esprit de finesse nei confronti della vita, questo desiderio di indagine che dovremmo avere dentro di noi, il fatto di cercare di capire che cosa c'è oltre ciò che percepiamo con i sensi, ma anche cercare di capire quell'immensità che sta dentro di noi e sta dentro ad ogni essere umano. Credo che la vita abbia un lato benedetto, e io credo che sia molto importante che noi teniamo conto di questo lato benedetto. Ovviamente, in modo solidale, nel senso che la dimensione del servizio, cioè il vivere a beneficio di tutti gli esseri e di tutti i regni, sovrasensibili e anche di quelli percepiti dai nostri sensi, credo che sia un passaggio assolutamente importante. E soprattutto vorrei dire ancora una cosa, avviandomi alla conclusione, sul metodo. Il metodo sicuramente è quello dell'indagine, ma il metodo deve essere anche proprio questa disponibilità al cambiamento, questa disponibilità di cambiare quelli che sono i nostri paradigmi, perché soltanto se c'è questa disponibilità noi potremo veramente andare avanti, diciamo, con la nostra indagine. E quindi, in conclusione, vorrei affidarmi a delle parole di Patanjali in uno dei suoi passaggi più felici e più importanti, e magari dopo di questo, scorrendo magari anche qualcosa che è stato scritto in chat, che ovviamente nel parlare non ho avuto modo di seguire, magari posso riprendere qualche concetto e dire qualche cosa. I versi di Patanjali sono questi. Lo yoga, Raja Yoga naturalmente, è la sospensione delle modificazioni della mente. Allora il veggente riposa nella sua essenziale natura. Quindi, lo yoga è la sospensione delle modificazioni della mente. Allora il veggente riposa nella sua essenziale natura. Nelle altre modalità, quindi quando il veggente non è fondato su se stesso, vi è l'identificazione con le modificazioni. Qualche bel secolo fa, qualche millennio fa, qualcuno ci ha affidato questa perla di saggezza. E allora, quando pensiamo al nostro atteggiamento nei confronti dello smartphone o dei bombardamenti emotivi e informativi che subiamo dall'esterno, dovrebbe venirci in mente questa frase di Patanjali: lo yoga è la sospensione delle modificazioni della mente. Allora il veggente riposa nella sua essenziale natura. Nelle altre modalità, quindi quando il veggente non è fondato su se stesso, vi è l'identificazione con le modificazioni. Bene, ci sono dei commenti, direi, interessanti. C'è per esempio questo commento di Mariella che scrive: paradossalmente uno stato di forte paura fa scattare una forza di preservazione, di autoprotezione, di coraggio che nessuno è consapevole di avere insita, cioè produce una reazione, azione di difesa. Ecco, qua Mariella si tratta di capire se la paura, voglio dire, viene dopo
questa reazione oppure viene prima. Ecco, questo è un ambito di indagine piuttosto interessante. Poi sempre Mariella aveva scritto l'universalità dei principi divini propri a ciascun essere umano come coscienza del tutto dei propri talenti, dei singoli progressi evolutivi. È certamente un'affermazione molto interessante. Siamo noi, scrive Anna, siamo noi che scriviamo la nostra storia e la storia, certo, è proprio così. E ripetevo qualche sera fa a degli amici della Società Teosofica questa considerazione che per certi versi noi siamo quello che abbiamo fatto con ciò che eravamo e saremo ciò che stiamo facendo con quello che siamo. Quindi l'essere umano, come dire, dovrebbe avere consapevolezza di questa sua grande responsabilità nei confronti naturalmente del cosmo e questo è un aspetto molto importante. Raffaella ci dice due cose sostanzialmente. Adesso l'ho persa, ma la recupero subito. Siamo dunque cuore e cielo, sottende un concetto bellissimo. Ecco, poi un'affermazione. Vorrei sapere perché nei testi scolastici non si parla mai di società teosofica. Beh, diciamo che allora potremmo soffermarci sicuramente sulle tante cose, diciamo, che ha fatto la società teosofica, però mi sento anche di dire questo, un po' come tutta la corrente, diciamo, del pensiero platonico e soprattutto neoplatonico, non è stata una corrente culturalmente vincente. È una specie di fiume carsico che ogni tanto, diciamo, compare e ogni tanto scompare. È chiaro che se qualcuno ti viene a parlare di vivere per essere e non per avere, in un momento anche come questo, diciamo che probabilmente non è una soluzione molto gettonata. Però magari la prossima volta, voglio dire, vi racconterò anche attraverso alcune cose fatte da persone straordinarie che appartenevano alla società teosofica, diciamo come i principi della teosofia hanno trovato tanti interpreti che li hanno messi in campo. Ecco, questo anche in Italia, penso a Maria Montessori, di cui magari parleremo, penso a Roberto Assagioli e penso anche ad altri. Quindi diciamo che la società teosofica è una piccola nicchia di esseri umani che tentano questa sperimentazione sul piano della fratellanza senza far propaganda. Quindi, naturalmente, come dire, molte volte tutto ciò non fa notizia, insomma, questo lo possiamo dire. Abbiamo ancora alcuni commenti di Mariella che possiamo scorrere, avviandoci poi alla conclusione. Soltanto l'amore in Dio può essere luce alla nostra vita per illuminare gli stati più dolorosi, cupi, che possono indurci a formulare pensieri o azioni negative, ad esporci all'azione di indebolimento psichico, fisico, animico, tipici del male. La paura per l'imprinting iniziale è la nostra reazione di forza come conseguenza. Sì, naturalmente, ecco, mi dico questo. Per esempio, su questo concetto della divinità che affronteremo naturalmente anche questo, diciamo, la prossima volta che ci incontreremo, bisogna sottolineare, come dire, come dal punto di vista teosofico ci sia una grande attenzione, una grande umiltà nell'avvicinarci a questo concetto. Rifuggendo ogni proiezione antropomorfa, voglio dire, della divinità, ecco, e quindi ne parleremo la prossima volta, perché un conto, come si dice in Oriente, la murti, cioè un conto è la rappresentazione che permette magari di visualizzare qualche cosa, è un conto
e l'energia che ci sta dietro, e un conto ancora, voglio dire, è la realtà, diciamo, che ci sta dietro. Direi che siamo stati insieme per un'ora. Io ringrazio naturalmente tutti quanti quelli che hanno avuto la pazienza e la voglia, come dire, di seguire questo dire, e concluderei con una frase, e qui concludo su serio, con una frase di Elena Petrovna Blavatsky, che suona così: la cosa ben ardua da mettere in pratica, perché è la più importante di tutte, è la completa rinuncia alla propria personalità, il che significa diventare altruisti senza pensare a se stessi. È una bella sfida, è un bell'impegno. Dal punto di vista teosofico, possiamo dire che è molto importante che ciascun essere umano si accetti per quello che è. Quindi il vero primo momento rivoluzionario del ricercatore spirituale è quello di non entrare in conflitto con noi stessi e di esercitare anche nei confronti di se stessi la logica del perdono. Tutto quello che abbiamo fatto, anche di negativo nella nostra vita, almeno nella percezione del tempo lineare, che è quello che noi sostanzialmente abbiamo, tutto questo, voglio dire, noi non possiamo cambiarlo. Quindi dobbiamo accettarci così come siamo in questo momento e partire da questo, partire da quello che siamo. Non proiettare la possibilità del cambiamento in un momento futuro. Cambierò quando sarò illuminato, cambierò quando sarò capace di fare meditazione per 3 ore al giorno, farò del bene quando avrò vinto il Super Enalotto e così via. Non funziona così. Quello che dobbiamo fare è accettare noi stessi qui ed ora per quello che siamo e con quello che siamo, a partire da adesso, cercare di andare avanti. Per raggiungere naturalmente una dimensione della nostra consapevolezza che può essere raggiunta solo se noi abbiamo un'attenzione all'altro da noi, a ciò che sta fuori di noi, pari a quella che abbiamo per noi stessi. Vi auguro una buona notte e vi ringrazio per avermi ascoltato.